La mia giornata normalmente ogni giorno inizia alle 7:30 del mattino, nel senso che esco da casa alle 7:30 del mattino per accompagnare i bambini a scuola. È una cosa che mi gratifica tanto perché, essendo fuori tutta la giornata tra la politica e la professione, accompagnarli a scuola, comunque c'è la mia presenza e nei loro confronti parliamo un po' delle cose che fanno, come vanno a scuola, sempre mia figlia va a danza, come va a danza, mio figlio va a calcio, quindi parliamo delle nostre cose. Siamo appassionati di musica rock e siamo sintonizzati sempre su Giorgio Radio. Ed eccoci arrivati alla municipalità, dove la mattina continuo a svolgere le funzioni di presidente, perché i cittadini hanno bisogno di risposte. C'è la posta da decretare, gli uffici da organizzare, conferenze di servizi. Vi faccio un esempio. Il fatto che la Gaeta si sia dimessa da assessore ha bloccato una comunità evangelica che aveva chiesto la possibilità di mettere una tenda, che normalmente fa ogni anno, mettere una tenda per le attività loro sociali. Questo ovviamente ha comportato un problema per questa comunità. E poi è d'obbligo il nostro giornalaio, per le nostre mazzette, i giornali, Libero, sì, il solito Libero, Metropolis e il Mattino. E poi chiediamo se è arrivato il CD di Jimi Hendrix. Niente ancora. Va bene, quanto ti devo, caro? 3,70. Un buon caffè al bar e poi si incomincia l'attività lavorativa. Buongiorno! Buongiorno ragazzi! E quindi la nostra pausa caffè. Allora, caffè! E qui abbiamo la sorpresa, già da qualche settimana, l'ascensore è guasto, poiché il comune di Napoli non paga il fitto, che è alto tra l'altro, i proprietari, perché questo dovrebbe riparare, l'ascensore dovrebbe riparare il proprietario dell'immobile non ripara l'ascensore, quindi noi dobbiamo fare, il mio ufficio deve fare tutto un marchingegno per fare in modo che si possa fare con la manutenzione ordinaria, cioè questo è come è ridotto il comune di Napoli con l'amministrazione dei magistris. Io terzo piano, a lingua andere, Rosa, se non puoi salire. Eccoci qua, e finalmente siamo al terzo piano, però è ottimo per mantenersi in forma, quindi un presidente che si mantiene in forma. Buongiorno ragazzi, buongiorno, santo buongiorno, eccoci qua, buongiorno, eccoci qua, buongiorno. Meglio le sorprese. È arrivato un poco proprio in ritardo, un po' di coffee. Ecco, come diceva il mio collaboratore, il servizio patrimonio non interviene, quindi abbiamo questo ascensore e stamattina faremo un'ulteriore lettera a firma congiunta presidente della municipalità, direttore. Patrimonio, cerca di intervenire, non è che devi fare un miracolo, intendiamo patrimonio del comune di Napoli, amministrazione centrale. In base alle richieste che i cittadini fanno,
noi ovviamente smistiamo le segnalazioni ai servizi competenti. Ciao Carmine, salve. Ciao Pasqua, come stai? Tutto a posto? Tutto. Ciao Mario, ciao Enzo. Eccoci qua. Adesso iniziamo una passeggiata qua nel Borgo Sant'Abate per... vieni Franco, vieni! Buongiorno! Il mio collaboratore. Buongiorno. C'è una scelta radicale. Perché? Perché dei lavori importanti di sistemazione stradale, questo era tutto dissestato, sì. E ti dicono che ho fatto una scelta coraggiosa. In realtà non potrebbero stare in questo modo, che come dicevo l'occupazione suolo è prevista fino a 80 centimetri il regolamento, ma il borgo nasce così. Questo qua, il soprannome di questa strada è in napoletano, sai come si chiama questa strada? No. È Uvicam Nest. Qui la situazione era aberrante, massacrante, era tutto il manto stradale divelto, le fogne che non funzionavano, non captavano le acque, tant'è vero che ogni volta che veniva a piovere, una pioggia del genere, il borgo si sarebbe allagato. I lavori iniziano grazie alla tua iniziativa? Esatto, i lavori iniziano grazie al fatto che come municipalità abbiamo speso 400.000 euro rispetto ad un bilancio di 1 milione di euro, quindi il 50% di questo bilancio l'ho dedicato al Borgo Sant'Antonio Abate. Il ragionamento è soldi per grandi interventi al posto di dividerli in piccolissimi interventi che non avrebbero portato a nulla e che da qui a qualche mese sicuramente i problemi sarebbero riproposti. È propedeutico alla realizzazione del borgo mercatale tipico, esiste già una delibera madre che abbiamo noi suggerito all'amministrazione centrale, il Borgo Sant'Antonio Abate è uno dei borghi mercatali tipici, completati i lavori con la prossima amministrazione sperando di esserci noi, si può approvare in 4-4, tra l'altro è tutto già, andrebbe presentato anche già il progetto per come deve venire, tipo il pendaggio, gli espositori, quindi tra l'altro concordato da buoni liberali, concordato con i negozianti, con i cittadini del posto. Vedi, guarda queste strade come sono. Sì. Come stai? Sei a posto? Buongiorno. I'm going back to the star. Quindi la si pedonalizza, cioè già è pedonale l'area. Si fanno gli eventi, sono delle strisce a terra, che sono gli spazi dove loro devono stare, quindi si sistema bene. Andiamo, pronti? Andiamo, alzate. Vai. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Diodara, la brutta notizia è la bella notizia. La brutta notizia è che probabilmente per un piccolo periodo questa attività dovrebbe essere sospesa, per un piccolo periodo. La bella notizia è che perché questo edificio che sta qua dal 75 e che accoglie purtroppo un asilo
prima dell'estate verrà battuto. Quindi la bella notizia è che oltre ad avere questo spazio avrete uno spazio molto più ampio. La politica mi piace, è passione, però io continuo a svolgere la mia professione, nel senso che anche in campagna elettorale comunque continuo a svolgere il mio lavoro, perché mi piace, perché mi dà l'autonomia economica e perché continuo a restare vicino ai cittadini, i miei pazienti, i cittadini, e questo mi gratifica, ecco. Quindi cerco di mettere, di far combinare le cose insieme. Salve Luigi, questo è il mio studio, come vedi tanti, signora, salve. Signora, mi deve far passare oppure faccia il giro. Come vedi tanti pazienti, vieni. Tanti pazienti e tanti amici, hai perfettamente ragione, questa è la direzione, la mia collaboratrice, e qui in direzione ho fatto anche il comitato elettorale, in modo tale che così non mi allontano dallo studio. I pazienti non mi dicono niente, anzi sono tra i miei primi elettori, ma soprattutto mi piace questo rapporto che c'è con medico-paziente, ma soprattutto amministratore-cittadino. Ecco qua, ho cambiato pelle e la divisa, che normalmente utilizzo lo studio, e quindi svolgerò la mia professione. Ho completato il lavoro con i miei pazienti, stasera alle 8:30 avrò un altro appuntamento elettorale e alle 9:30 ancora un altro appuntamento. Quindi non lascio i miei pazienti, continuerò il mio impegno politico. Come vedi, tutti quanti in attività. Quindi la campagna elettorale continua con il consigliere Arrigo, gli altri amici, lo vedete, non ci stanchiamo mai, una giornata dura, ma ovviamente una giornata che serve per vincere, per fare i colleghi.